Il delitto di Urburon è importantissimo perché finalmente ci svela quelle che erano le complesse reti commerciali durante l'età del bronzo. Ma prima di parlare di questo, ti invito subito a iscriverti al nostro canale YouTube, questo ci aiuta, quindi iscriviti e poi iscriviti anche alla nostra newsletter, così che potrai ricevere tutte le nostre informazioni, quello che organizziamo, gli eventi, i nuovi video, gli articoli, insomma, c'è tanto materiale. Adesso andiamo a parlare del relitto di Ulubulun. Vai! Oggi parleremo del più antico e famoso relitto ritrovato nel Mediterraneo. Stiamo parlando del relitto di Ulubulun, risalente al XIV secolo a.C., naufragato al largo delle coste orientali della Turchia, ad Ulubulun. Questa nave mercantile trasportava una grande quantità di carico, al momento non sappiamo la sua origine, in quanto il carico a bordo aveva una varietà di oggetti e prodotti provenienti da tanti luoghi destinati a tanti porti del Mediterraneo. Dal 1982 gli archeologi scavano e studiano nei dettagli questo relitto e tutti gli oggetti che trasportava. Un grande aiuto quindi ci viene dall'archeologia subacquea, che con il suo lavoro sta aiutando a recuperare e studiare nel modo migliore questo e anche altri relitti nel Mediterraneo. Il relitto di Ulubulun è una sfida per gli archeologi, infatti i resti della nave si trovano a circa 45 metri di profondità su un ripido pendio roccioso. Pensate che nei primi anni di scavo e di recupero ogni subacqueo aveva a disposizione un tempo massimo di circa 20 minuti di immersione per un massimo di 2 volte al giorno. La datazione del relitto è stata possibile studiando gli anelli di crescita presenti nei resti del legno ritrovato. Questo ha permesso di capire e avere una data di costruzione della nave. Siamo a circa il 1400 a.C. Una parte del carico era legna da ardere. La datazione di questa ha dato come risultato il 1318 a.C. Come possiamo capire, questa nave mercantile solcava il Mediterraneo nel tardo bronzo. Quindi questo ci consente di capire meglio i commerci di quel tempo. In verità questo non è l'unico relitto del bronzo a disposizione degli archeologi, ma questo è enormemente più importante perché trasportava una grande quantità di merci provenienti da tanti porti e luoghi diversi. Questa nave, pensate un po', era lunga circa 15 metri e poteva trasportare circa 20 tonnellate di carico. Di questi la maggior parte erano materie prime, infatti sono stati recuperati lingotti di rame, decine di lingotti di stagno, lingotti di vetro, bue cobalto, avorio di elefanti, ippopotami, ebano egiziano, resine e tantissimi altri prodotti finiti, insomma un tesoro inestimabile. Siamo davanti ad una nave mercantile di grande valore che trasportava materie prime e prodotti finiti, come gioielli egiziani, calici in oro, ciotole, pentole e anche uno scarabeo in oro con il nome della regina Nefertiti inciso. Non poteva mancare il cibo, infatti erano presenti mandorle, fichi, olive, melograni. Insomma, siamo davanti ad una delle scoperte più importanti ed emozionanti dell'archeologia subacquea. Questo senza ombra di dubbio. Dal
1982 gli scienziati hanno iniziato a studiare tutto il contenuto del relitto per cercare di capire le persone che vi erano a bordo e l'organizzazione politica che ha dominato nel periodo del tardo bronzo. Proprio nei mesi scorsi il professor Fracchetti ha pubblicato la sua ultima ricerca su Science Advances. Dichiara che nel suo studio, insieme ad un team di ricercatori, è riuscito a determinare con altissima probabilità il luogo di provenienza dello stagno presente a bordo della nave mercantile di Uluburun. La ricerca infatti rivela che oltre un terzo dello stagno proviene dalla regione dell'Asia centrale, nei pressi dell'attuale Uzbekistan, passando poi per un lungo tragitto e arrivando così nei pressi dell'Iran. Ma come facevano le comunità dell'altopiano a trasportare tonnellate di stagno e farle arrivare fino all'Iran? Bene, il professor Fracchetti dichiara che vi è stato un lungo studio che ha coinvolto diversi ricercatori, ma una volta che i dati hanno confermato che lo stagno proveniva dall'Asia centrale, rimaneva da risolvere come fosse possibile che piccole comunità locali riuscissero a trasportarlo fino al Mediterraneo. Bene, sembra che le comunità locali si occupavano della sua estrazione, poi successivamente il materiale estratto entrava in una fitta rete di approvvigionamento e trasporto per portare lo stagno fino al Mediterraneo. Insomma, siamo davanti ad una rete commerciale internazionale, un po' come avviene oggi. C'è chi estrae le materie prime, poi c'è chi le trasporta fino ad un certo luogo, poi subentra un altro trasportatore e così via, per un trasporto di merci via terra e via mare che distribuiva nel Mediterraneo. Il professore dichiara anche che questi risultati di ricerca sono stati possibili utilizzando le ultime tecnologie che permettono di studiare gli isotopi di stagno per correlare i siti minerari agli assemblaggi dei manufatti. Bene, a questo punto, se un terzo dello stagno a bordo proveniva dalla miniera di Musiston in Uzbekistan, i restanti due terzi da dove provenivano? Il professore conferma che provenivano dalla miniera di Kestel nell'Anatolia antica, oggi si chiama Turchia. Ma era così importante il bronzo? Beh, sì, siamo nell'età del bronzo e in questo periodo veniva usato praticamente per tutto, dalle armi agli oggetti comuni agli oggetti di lusso. Per poter realizzare il bronzo però serviva il rame e lo stagno. Mentre il primo era facilmente reperibile, questo non si può dire per lo stagno, che proveniva da poche miniere. Immaginiamo come doveva essere a quel tempo: tutti gli imperi volevano lo stagno, ne avevano estremo bisogno sia per realizzare armi ma anche per la vita quotidiana, quindi c'era una grandissima domanda di bronzo. Pensate che nel relitto di Uluburun vi era una quantità tale di lingotti di rame e stagno che era possibile realizzare ben 12 tonnellate di bronzo purissimo. Immaginiamo adesso quanti oggetti e quante armi si potevano realizzare. Un altro fattore importante che non dobbiamo dimenticare nelle nostre valutazioni è che la miniera in Anatolia era nel territorio degli Ittiti. Questo influenzava moltissimo le relazioni con gli altri imperi. Di fatto loro erano una superpotenza che controllava la materia prima più importante dell'epoca, lo stagno. Tutto questo non vi ricorda niente? A me sì, gli stati europei che cercano il petrolio e il gas da un secondo fornitore perché con il precedente fornitore c'è una guerra. Oggi inseguiamo il gas, il petrolio, mentre durante l'età del bronzo gli imperi d'Occidente e così anche la civiltà nuragica stringevano alleanze e reti commerciali per l'approvvigionamento dello stagno. Bene, abbiamo quasi finito, ma parliamo un attimo di Sardegna. Voglio aggiungere che in Sardegna nel periodo del tardo bronzo vengono realizzati tanti oggetti usando la lega di bronzo, compresi i famosi bronzetti. Inizialmente per un certo periodo si è pensato che i bronzetti sardi fossero realizzati in un periodo compreso tra il IX e il VI secolo a.C., quindi nella prima età del ferro.
La datazione dei bronzetti ha sempre suscitato dibattito e la loro collocazione cronologica non è facile, in quanto provengono quasi sempre da collezioni private e mai da ritrovamenti stratigrafici. Il problema cronologico venne quindi risolto grazie al ritrovamento di alcuni bronzetti nella penisola italiana. Per esempio, vengono ritrovati dei bronzetti nelle tombe di Vulci, in tombe etrusche, tutte databili tra il IX e il VII secolo a.C. Certamente negli ultimi anni sono tanti gli studiosi che hanno iniziato a mettere in dubbio queste datazioni. Come sappiamo, intorno al 1200 a.C. c'è stato il crollo dell'età del bronzo e dei commerci, e in così pochi secoli si entra in una nuova fase, quella dell'età del ferro, che ha nuovi protagonisti. Così oggi possiamo dire che queste datazioni nelle tombe villanoviane sono il momento delle loro importazioni e non della loro produzione. Oggi, grazie al ritrovamento di alcuni frammenti, tra cui dei frammenti ad orroli, possiamo dire che la produzione di bronzetti in Sardegna avveniva già intorno al XIII secolo a.C. Vengono quindi realizzati già nel 1300-1200 a.C. Sono quindi realizzati nello stesso periodo di tante statuine in bronzo realizzate a Cipro. Questo ci fa capire che la civiltà nuragica sarda nel bronzo finale era presente ed era sicuramente parte integrante dei commerci e degli scambi nel Mediterraneo per l'approvvigionamento di stagno e rame, partecipando con prodotti propri come vasi, ceramici e altri prodotti locali. La Sardegna era protagonista, basti pensare alla quantità di lingotti a pelle di bue ritrovati nell'isola. Vi lascio con una curiosità. Le forme dei lingotti servivano ai commercianti per identificare la loro provenienza. I risultati degli ultimi studi pare suggeriscano che la classica forma a pelle di bue dei lingotti non sia un'idea di Cipro, ma abbia un'origine ancora più a est. Per oggi abbiamo terminato, spero che questo racconto sul relitto di Lubulun ti sia piaciuto. Ti ricordo di iscriverti qui al canale di YouTube, nel nostro canale, di iscriverti alla nostra newsletter per ricevere tutto il nostro materiale, tutte le nostre informazioni su quello che fa Sardegna Turistica. Alla prossima e ciao!